Gormiti! Wow! Ehi, Zef, io e Trek ci stavamo giusto chiedendo quanto sei veloce ora che sei diventato cosmico. Arrivi a quella roccia e torni in meno di 5 secondi? Sei serio? Volevi dire in meno di un secondo. Wow, sì, davvero magnificente! Oh, andiamo! Non si è neanche mosso. Beh, l'ho fatto invece. Sono volato fino alla roccia laggiù in ipervelocità, ho selezionato il ciottolo più splendente come souvenir e l'ho portato qui. Wow! A dire il vero, ho fatto anche qualcos'altro. Guarda, ora hai un gemello. Oh, noiosamente immobile, proprio come te. Sai, Trek, non c'è niente di meglio che essere ultra super veloce. Oh, finalmente abbiamo la posizione del frammento. Vi avviso che ci aspetta un lungo viaggio. Nessun problema. Conosco qualcuno che può portarci laggiù volando. Cosa? No, soffro di vertigini, per favore. I nuovi poteri cosmici sono orribili. Guarda, il frammento! Oh! Niente trappole, nessuna palla infuocata. Questo sì che mi piace. Andiamo, Trek! Ai! Ma che accidenti è stato? Quel frammento di gemma ha creato una specie di campo energetico. Ha! Con la mia velocità cosmica posso perforare qualsiasi campo energetico. Yo! Oh! Non riesco a muovermi. Il campo energetico mi spinge fuori. Zottobo! Aaron, il mio è l'unico guanto che possa contenere quel frammento. Quindi, forse dovrei essere io. Calma, ora ci penso io. Se quell'energia ha creato una barriera, non dobbiamo fare altro che superarla. Ragazzi, questa cosa non mi piace. Rilassati, Zephyr ha davvero una mira eccezionale. Scavalcherai la barriera di energia e atterrerai direttamente al centro, vicino al frammento. Pronti al mio 3! 3! Oh!